È stata una partita un po' particolare perché siamo partiti molto bene noi come atteggiamento difensivo, come intensità, un pochino penalizzati dai falli ai lunghi, soprattutto nei primi due quarti. Siamo stati un po' troppo leggeri nel secondo quarto, infatti abbiamo subito 25 punti. Siamo stati un po' leggeri con tante piccole distrazioni da parte di tutta la squadra in situazioni diverse, da una palla persa in attacco quando eravamo pari, dopo averla recuperata, a un mancato accoppiamento in transizione difensiva su Pepe, su Evangelisti, che sapevamo che comunque sono due bocche da fuoco della squadra siciliana. Poi nel terzo e nel quarto siamo andati un pochino in sfiducia offensiva, perché comunque tirare in casa 7 su 26 è un po' pochino come percentuali. Siamo andati sotto paradossalmente forse in un momento in cui avevamo il pallino del gioco in mano, perché siamo andati a più 4 e abbiamo gestito male due possessi in attacco, abbiamo preso un 6-0 e da quel momento un po' la stanchezza, un po' le energie nervose, un po' anche la bravura chiaramente della squadra di coach Ciani ci ha un po' penalizzato. Alla fine abbiamo avuto la palla in mano a 3 secondi dopo aver fatto un'ottima difesa e essere rientrati da meno 8 a meno 3. Poi è chiaro che può succedere che riesci a pareggiare, sbagli il tiro, poi quello è l'episodio finale, ma noi la partita dovevamo indirizzarla meglio. In alcune situazioni siamo ritornati a perdere qualche pallone di troppo, che è una cosa che purtroppo spesso ci attanaglia e non deve accadere. Abbiamo sbagliato qualche tiro libero di troppo con giocatori diversi in momenti importanti e non deve accadere. Quando perdi di tre, poi tutti i piccoli episodi, una palla in più presa, in difesa o non presa, quindi un possesso decisivo, un attacco in più concesso, possono fare la differenza. Chiaro che noi dobbiamo avere, agonisticamente parlando, un atteggiamento per 40 minuti di livello alto, altrimenti i limiti di una squadra che è penultima, che è un dato oggettivo, escono, e i limiti mentali di una squadra che comunque ha perso tante partite di poco, poi escono. Noi abbiamo fatto una vittoria di livello domenica perché ce lo siamo meritato, come oggi probabilmente ci siamo meritati la sconfitta, per tutte queste piccole imprecisioni sui due lati del campo. Adesso abbiamo la terza partita domenica a Capodorlando contro un'altra squadra logicamente molto forte, che sta nei primi posti della classifica, con un pacchetto italiani, con due americani di livello altissimo. Sicuramente ho chiesto alla squadra ora nello spogliatoio di andare avanti soprattutto dal punto di vista dell'agonismo, che dobbiamo creare maggiormente prima nella testa e poi in tutto quello che è l'allenamento e tutto quello che viene dopo. Noi sicuramente andremo a Capodorlando cercando di, per quanto sono necessarie le nostre energie che abbiamo ora, di andare in campo con l'atteggiamento migliore possibile per quello che riusciremo a dare, per quello che ci sarà concesso dalla squadra di casa, perché voglio che al di là di vittorie o sconfitte noi riusciamo ad avere sempre nei momenti di difficoltà un atteggiamento lineare e per quello che c'è possibile positivo, duro, anche davanti a errori, sconfitte, schiaffi e tutto quello che può succedere. È chiaro che poi noi comunque dall'infortunio di Gabriele che dobbiamo sopperire sia durante gli allenamenti sia durante le partite a un'assenza che la squadra ormai sta facendo, perché comunque anche chi è chiamato in causa 1 o 2 minuti come nelle precedenti partite, da Gabriele a Marco Corti, vanno in campo. È chiaro che poi giocando tante partite punto a punto ovviamente dobbiamo anche essere in grado emotivamente di gestire le energie e magari di non trovarci a giocare punto a punto, perché oggi, ripeto ancora, eravamo a più 4, abbiamo deciso noi di, con due scelleratezze in attacco e
con poca precisione il Lunetta a ridargli un pochino il gancio offensivo a loro, di dargli un pochino di fiducia. Banalmente noi abbiamo perso purtroppo qualche pallone che in casa in generale, ma in casa non dobbiamo perdere per leggerezza, e questo è un problema che riguarda tutta la squadra. E poi ci sono tutti i piccoli episodi, da un fischio in più, un fischio in meno, a un tiro libero sbagliato in più o in meno, a un rimbalzo preso in più o in meno. Per cui noi dovremmo essere più bravi a non arrivare a giocare queste partite punto a punto quando abbiamo il pallino della situazione in mano, e essere mentalmente più pronti a: sono più 4, devo andare a più 8, oppure sono più 4, bene, tu per 2 o 3 possessi io non segno, non segni neanche tu. Questa cosa ci manca ancora, prima nella testa che poi in tutto il resto, perché come hai detto tu, alla fine noi, dato di fatto oggettivo che stiamo giocando alla pari dalla prima in classifica a chi viene sotto. Sì, però quando hai un giocatore a cui devi dare la palla, perché offensivamente noi non possiamo pensare nei momenti topici di dare la palla in mano a un ragazzo del 2000 che sta facendo un campionato di livello alto, che sta giocando tanto perché se lo sta anche meritando, logicamente, non perché sta più simpatico di qualcun altro, o comunque a chi magari nei precedenti minuti non è entrato in campo. Per cui diciamo che su certe cose la scelta obbligata, anche perché Michele Ferri ha il compito, secondo me, più importante, che è quello di tecnicamente rimettere la palla in campo, che altrimenti a Raffo, a chi per esso, la palla non arriva.